Io sono ottimista e credo che prima o poi si faranno i film che noi cineasti vogliamo fare, che l'industria vorrà produrre, ma che soprattutto il pubblico vorrà vedere, perché ritengo che prima o poi si dovrà venire fuori da questa terribile pandemia. Poi ho fiducia nel cinema che si è sempre rinnovato, è stato dato per morto tante volte, no? Ricordiamo che quando fu inventato il cinema sonoro, così i più duri e puri dicevano che il cinema era finito. La stessa cosa è stata detta con l'avvento del colore, quindi sapremo rinnovare il cinema anche in questa drammatica evenienza. Dove si vedranno i film? Questo è un altro bel punto. Diciamo che io non sono mai stato un cultore della sala a tutti i costi, non sono un fondamentalista, ovviamente adoro il cinema in sala, ovviamente è il modo migliore per vedere i film, ovviamente è un rito collettivo, tutto quello che volete. Detto questo, poi moltissimi film anche della storia del cinema, ma anche alcuni da recuperare, li ho visti in altro modo. E per altro modo intendo il DVD, le videocassette quando c'erano, la televisione ovviamente, e oggi anche le piattaforme. Una volta i libri erano soltanto per pochi intimi, adesso ci sono i tascabili, ci sono tanti modi di leggere. Con che occhi li vedremo? Conto che li vedremo con gli stessi occhi che secondo me sono necessari per godersi il cinema, e quindi con gli occhi della curiosità.